Bene, io ho intitolato questa relazione Digesta a Xi'an, per renderla un poco di sensazione. Chiaramente non potrò soffermarmi troppo dati i limiti di tempo né su Digesta né su Xi'an, ma quantomeno le nomineremo e vedremo che rilevanza, quali punti estremi del percorso di questa lingua abbiano scritto. Ora, se noi andiamo sul sito, come pagina di apertura, come homepage della mia sezione siriaco, ho scelto proprio questo frammento, questo particolare impressionante della serie di Xi'an, un documento su pietra dell'VIII secolo, in cui vediamo dei nomi siriaci scritti in verticale, come seguendo quindi l'andamento di una scrittura piuttosto cinese, seguiti immediatamente dalla loro traduzione cinese. Quindi questo appostamento di scritture a così grande distanza dalla terra d'origine del siriaco, la Mesopotamia, e a così pochi secoli di distanza dall'origine della lingua o dalle prime gestazioni della lingua, cioè 700 anni dopo, 750 anni dopo, ma in realtà sappiamo che il siriaco era già arrivato in Cina a metà del VII secolo, quindi 650 anni dopo le prime gestazioni della lingua in assoluto. Dicevo, questa presenza del siriaco in Cina ci dà a una relativamente breve distanza temporale dalla sua origine, ci dà la misura della enorme diffusione asiatica di questa lingua e della sua grande importanza anche nel modellare scritture che sono estranee alla nostra immediata sfera di interesse, come quella del Fujiano, dell'Uiguro, del Mongolo, ma che in certi casi sono tuttora esistenti, quindi come tuttora esistente siriaco d'altra parte, come scrittura viva. Quindi c'è anche un motivo di attualità e non soltanto di archeologia della scrittura in questo specifico caso. Il siriaco, diamo alcuni dati identificativi, facciamo una carta d'identità, è un dialetto aramaico, uno dei tantissimi dialetti aramaici del ramo cosiddetto tardo orientale antico. C'è una fase antica, una fase media, una fase moderna dell'aramaico. Nella fase antica si distinguono nella parte più tarda dello sviluppo, poco prima insomma che si passi alla periodizzazione del periodo medio, una branca occidentale e una branca orientale. Nella branca orientale abbiamo per l'appunto il siriaco, una lingua mesopotamica, alto mesopotamica, il mandaico, quello che alcuni, come per esempio Riccardo Pontini, definiscono l'aramaico manicheo, e il giudaico babilonese, l'aramaico giudaico babilonese, che in cui poi è scritto il Talmud, quindi è un'altra lingua molto importante, il Talmud di Babilonia, chiaramente. Il siriaco ha le sue prime gestazioni scritte in forma chiaramente non letteraria, si tratta di contratti di vendita, di iscrizioni funerarie, votive, celebrative, su pietra, mosaici, coppe magiche. Le sue prime gestazioni letterarie, le altre il secondo e fin dal primo secolo dopo Cristo. Le sue prime gestazioni letterarie invece sono tra il secondo e il terzo, nel corpus della Peshitta, cioè della Bibbia, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, tradotto in siriaco, il primo che si possa considerare un corpus propriamente letterario, seguito poi rapidamente da una sempre crescente quantità di opere di altissimo valore artistico, anche come il corpus poetico di Efrem, le dimostrazioni di Afrate, le esposizioni di Afrate. Nel IV secolo cominciamo ad avere questa letteratura, già nel III comunque, o tra la fine del II e l'inizio del III, un'altra opera poetica, le 42 Odi di Salomone, fanno storia nelle origini della letteratura siriaca. Chiaramente il siriaco è una scrittura alfabetica, composta di 22 simboli, di 22 grafemi consonantici, si scrive chiaramente sul dialetto dell'aramaico da destra a sinistra, ed è caratteristico ad alcuni tratti caratteristici particolari, cioè la grande varietà di calligrafie,
abbiamo il triangolo, il cerchio, la scrittura vittoriana, e poi la varietà, le estreme diversificazioni di stili anche all'interno delle singole grafie, delle singole varianti della grafia. E poi una enorme, purtroppo, questo è il grande sconforto di chi generalmente deve decidere che cosa farne al momento di produrre edizioni critiche di testi, enorme quantità di segni diacritici, che il siriaco usa con una notevole diversificazione dei stiffoli. Ci soffermeremo brevemente su questo. Un'altra particolarità del siriaco è che, in realtà questo vale anche per diverse altre scritture, ma con il siriaco è stato fatto in maniera particolarmente intensiva, è il suo uso come kashrumi, cioè come scrittura che viene utilizzata per scrivere altre lingue diverse dal siriaco, principalmente l'arabo, innumerevoli sono i manoscritti in kashrumi arabo, cioè il siriaco utilizzato per scrivere l'arabo, ma in Asia centrale, questa è una cosa particolarmente notevole, in iscrizioni soprattutto della Mongolia interiore in Cina, rilevanti in ogni caso, perché siamo sull'ordine della cinquantina, perlomeno, è la quantità di iscrizioni uigure, cioè in un dialetto turco, in una lingua turca, in una lingua altaica, scritta in siriaco. Ora, quanto alle origini del siriaco, la questione è dibattuta non in una estesissima comunità scientifica, però diciamo che dall'inizio del secolo, quando attorno agli anni 20 si cominciò a ipotizzare che il siriaco avesse dei legami col palmireno, cioè con un altro dialetto stavolta occidentale, aramaico, con la scrittura del palmireno, stiamo parlando di origine della scrittura adesso strettamente, fino agli anni 80, quando si è arrivati a parlare di un ipotetico aramaico seleucide, scrittura aramaica seleucide, per spiegare da dove mai la scrittura siriaca venisse fuori, comunque le ipotesi e anche gli scontri tra studiosi si sono succeduti, alternati. Dunque, all'inizio del secolo si è cominciato a pensare, uno studioso importantissimo della storia degli studi siriaci come Chabot, ha cominciato a ipotizzare che si potesse dire che il siriaco avesse delle somiglianze con il palmireno corsivo, un cosiddetto palmireno corsivo, cioè la scrittura dell'ode di Palmira, e non solo, dell'ode siriana di Palmira, usata per usi non monumentali, per scopi non monumentali, quindi non su pietra, non incisa principalmente. Negli anni 60 questa fu un'ipotesi un po' buttata là, senza grandi argomentazioni, più che altro con alcuni esempi di scrittura esibiti. Negli anni 60, quello che rimane ad oggi l'articolo più rilevante sull'argomento, probabilmente, di Jacin Tiren sulle origini del siriaco, poi potete trovare tutto questo nella bibliografia del sito. Un articolo estesissimo contesta e l'esistenza di una variante corsiva del palmireno, in primo luogo, e la possibilità di fare discendere direttamente il siriaco dal palmireno. Più che altro, dice la studiosa, il palmireno e il siriaco hanno un antenato comune, non meglio specificato nel suo articolo. Questo antenato comune provoca delle somiglianze tali da causare delle vere e proprie indecidibilità nel caso di un numero limitato di iscrizioni tra siriaco e palmireno. Adesso mostriamo queste iscrizioni, e poi risulterà in una diversificazione, in una specificizzazione del siriaco a un livello più tardo, all'inizio del primo secolo d.C., a causa dell'influenza di scritture del Tigris settentrionale, delle montagne tra Turchia, tra l'attuale Turchia e l'attuale Iran. Vediamo un momento di cosa si tratta quando dico indecidibilità della scrittura. Ho linkato direttamente, più che metterò nelle immagini, un paio di siti in cui si parla appunto di queste quattro iscrizioni siro-palmirene cosiddette dalla Tiren,
in cui non si riesce a capire bene se si tratta di palmireno o di siliaco e non si riesce a deciderlo definitivamente. Questa, in due trascrizioni diverse, questa è la trascrizione di Piren, questa è una trascrizione più tardi degli anni 80 di uno studioso israeliano, Naveh. Di un sarcofago trovato a Gerusalemme, ma di una regina che si suppone di Avenita, la regina Sadan, c'è scritto Sadan Malta, la regina Sadan, sul sarcofago. Effettivamente, se uno conosce il siriaco, a parte probabilmente questa Kaf, vedete, il resto, uno potrebbe dire, si tratta effettivamente di siriaco, cioè la Dola, cioè il segno della D, senza un puntino, chiaramente, perché negli ultimi momentali raramente il puntino, lo stesso diacritico che distingue Dola dalla Resh, perché il simbolo di base è lo stesso, non si trova, però... però il caso è abbastanza chiaro. Adesso vediamo in un altro sito, un sito spagnolo a cui vi ho linkato, in cui si parla un po' più estesamente di palmireno e si dà uno specimen qua di alfabeto anche palmireno. Di nuovo si trova questa iscrizione e si trovano anche le altre tre in cui non si riesce a stabilire se il palmireno, se si tratta effettivamente di palmireno di siriaco. Questa iscrizione di Amastamses, una iscrizione bilingue, funeraria, se non ricordo male, però non, scusate, questo nome lo ricordo precisamente, del primo secolo avanti Cristo. Un'iscrizione della Bassa Siria del 700 avanti Cristo, di Elmal, la località da cui proviene. Sono iscrizioni di Dura Europa, quindi siamo sul corso medio dell'Eufrate del 32 a.C. Queste sono le altre tre iscrizioni, oltre a quella brevissima della regina Sadan, in cui si è parlato di stilo palmireno, cioè di una scrittura in cui ancora il stile e il palmireno non si riescono a distinguere bene. Joseph Nadè nel 82 però ha proposto di vedere in queste quattro iscrizioni quell'antenato comune del siriaco del palmireno, su cui nell'articolo perlomeno che ho letto più attentamente di Piren la studiosa non si pronuncia. Propone di vedere in queste quattro iscrizioni quattro esempi di quell'antenato comune tra siriaco e palmireno, che lui chiama aramaico celecide, ovvero una scrittura aramaica che si suppone sia stata utilizzata più estesamente nel regno seleucidico di Siria, attestata però più tardi della sua fine, perché vedete che il regno seleucide è finito nel 63 a.C. e queste iscrizioni sono tutte da 32 a.C. in poi. Si suppone che questi siano esempi di quanto può rimanere di quella scrittura e che poi i palmireni siriaco si siano per vie indipendenti diversificati da questo tipo di grafia. A mio avviso, a quanto io conosco, non è stato poi ulteriormente proseguito questo dibattito. Uno studioso inglese, Gini, nel 2000 ha fatto il punto della situazione pronunciandosi a favore della soluzione di Pirene. Perché la soluzione della studiosa francese negli anni 60 è relativamente più articolata, mentre è una soluzione a due stadi, diciamo, semplicemente quella di Naveh, cioè un aramaico seleucide e poi una divisione tra siriaco e palmireno. La Piren, supponendo un'origine comune, poi mostrava le iscrizioni siro-palmirene come un esempio della loro vicinanza, ma non come il loro antenato, come un esempio del loro antenato comune. E poi diceva che comunque queste due lingue si erano sviluppate indipendentemente e il siriaco aveva preso una sua individualità tramite il contatto con le scritture dell'Alto Tigri. Un esempio della scrittura dell'Alto Tigri l'abbiamo, per esempio, vediamo qua, ecco, un'iscrizione di Atra, iscrizione di Atra del Turabin di Assur, anche tra il secondo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo. Testimoniano di una notevole vicinanza a quello che sarà il siriaco. Questa è un'iscrizione, l'unica che si trova in rete, a mio avviso, in celebrazione di un re
ed è del secondo secolo del terzo secolo dopo Cristo, di un re vittorioso. Questa è l'unica iscrizione che si trova in rete tra queste di Hatra, di Zorajin e di Arthur, di cui Apiren ha detto che si può vedere più in queste effettivamente che nelle scritture palmirene, un antenato importante per il siriaco, un elemento di forte influsso sulle origini del siriaco. Comunque, per chi poi fosse interessato, questa immagine proviene dal sito, dalla pagina personale di questo professor Dr. Klaus Beyer dell'Università di Heidelberg, che ha scritto un libro intero dedicato allo studio e alla decifrazione di queste iscrizioni del Turatin, di Arthur e di Hatra, che si ritiene abbiano avuto un così forte influsso sulle origini del siriaco. Hatra la potete vedere qui, in questa carta generale della Mesopotamia, dell'Alta Mesopotamia nel V secolo, che semplicemente si ritrova su Wikipedia. Bene, il siriaco propriamente detto comunque origina dallo Sumene, cioè da un regno che discende dalla frammentazione del regno Seleucide di Siria e che fu indipendente, diciamo, tra il 132 a.C. e il 114 d.C., quando divenne uno stato vassallo romano, poi nel 214 d.C., ancora 100 anni dopo, divenne semplicemente una provincia. È da questo regno e precisamente dal circondario di Edessa che originano le prime vere e proprie testimonianze di un siriaco propriamente detto. La prima iscrizione che abbiamo è la iscrizione cosiddetta di Birejik, dalla località turca da cui proviene, ed è del 6 dopo Cristo, quindi tutto il siriaco a noi noto è compreso nell'era volgare, insomma, nel primo e nel secondo millennio dopo Cristo. Eccola qua l'iscrizione di Birejik, è un'iscrizione funeraria, tra l'altro è rimasto soltanto un frammento. Quello che si può leggere, vedete, appunto, nel mese di Adar dell'anno 317, ovvero del 6 dopo Cristo, dell'anno dei Greci 317, io da Biglianti, da Diagar, governatore di Birta, eccetera, feci questa tomba per me stesso, per Awilia, signora della mia casa, quindi una tomba familiare di un notabile dello Sloene. Siamo a ovest di Edessa, non siamo precisamente Edessa, e così come siamo ancora a ovest di Edessa, a 75 km a sud-ovest, per la seconda iscrizione, di cui non sono riuscito a trovare un'immagine su internet, comunque per la seconda iscrizione si viene conosciuta, che è del 73 d.C., quindi siamo ancora nel primo secolo d.C., che è del Servin, un'altra località appunto turca a sud-ovest di Edessa, di Uspa, la moderna Uspa. Si tratta ancora una volta di iscrizione tombale, di un'iscrizione sul muro interno, incisa nel muro interno di una torre tombale. Ed essa, eccola qui, la vedete, si trova nell'ansa più settentrionale, all'interno dell'ansa più settentrionale dell'Eufrate. E forse. Mi viene anche a mostrarvi lo Sloene. Eccolo qui. Anche se senza Edessa, fondamentalmente, che ne era la capitale. Man mano che si apre, andiamo avanti. Poi, altre importanti attestazioni originarie del siriaco che sono i mosaici, come dicevo, in contratti di vendita. E poi, più tardi, i manoscritti, il primo manoscritto, ovviamente pergaminaceo, di cui si ha una datazione certa del 411, quindi molto alto, tutto sommato, è un manoscritto della British Library. I mosaici sono tutti compresi entro il terzo secolo d.C., invece, sempre su pergamena, abbiamo tre molto importanti contratti di vendita, del 243, del 240 e del 242, sono stati trovati uno negli anni 30, gli altri negli anni 80, che sono molto importanti perché, e questo ci introduce al prossimo stadio della presentazione, alla prossima fase della presentazione,
testimoniano di una variante corsiva della scrittura. Dobbiamo parlare quindi delle varianti di scrittura siriaca, e adesso cominciamo a vederle anche con alcuni esempi. Qua intanto vedete l'estensione che aveva lo Stroene durante il periodo della sua indipendenza tra il Mediterraneo e il Caspio. La scrittura più antica, veramente, paradossalmente è chiamata con un nome siriaco che significa rotondo, cioè strangelo, in siriaco. Tuttavia è una scrittura estremamente spigolosa, paragonata alle altre scritture, siriache che si sono sviluppate in seguito. Avete qua l'elenco dei simboli, potete vederli nei loro stadi più calligrafici, come si stampano ancora oggi. Questo è lo strangelo. Lungo questa colonna vedete il cerchio, vedete quanto è più arrotondato, e la scrittura orientale che si giudica sia una variante regionale, insomma, a est, sviluppata sì esclusivamente a est del Tigri, in passato chiamata anche caldea o nestoriana, a causa della concezione cristiana di coloro che la utilizzavano, anche essa più arrotondata rispetto al estrangelo di cui è una variante. L'estrangelo, non propriamente l'estrangelo come lo si trova a partire dai primi manoscritti, cioè così calligrafico, è una forma insomma più arcaica di estrangelo, è quella che si trova in tutte le incisioni su pietra, in tutti i frammenti pergamenaci di contratti, nei mosaici, nelle coppe magiche anche, di cui purtroppo non sono riuscito a trovare un benché minimo specimen su internet, però sarebbero molto interessanti quando se mai ne dovessi trovare uno, in futuro aggiornerò il sito, insomma. Comunque dicevo, la forma più comune in queste iscrizioni antiche è una forma di estrangelo ancora un pochino rosa, se volete, anche a volte a causa dei materiali d'uso. La vedete per esempio qui in questa iscrizione su una torre di Vedessa, della cittadella di Edessa. Questo è strangelo, ma estremamente spigoloso ancora. Si riconosce una tau, per esempio, una resh, una pet. Vedete come confronto una pet, per esempio. Eccola qui, una tau. Una tavola del strangolo, eccola, e la vedete qui, però vedete appunto come è pigolosa. Però questa è della prima metà del terzo secolo, è un'iscrizione dedicata a una regina dello Stroene, però comunque si può dire effettivamente che è del strangolo la prima scrittura in ordine di tempo che vediamo comparire anche nella iscrizione di Siregic, la prima che vi avevo fatto vedere. Riuscite a riconoscere le resh, per esempio, la tau, eccola qui, dell'estrangelo, sono già chiaramente riconoscibili. Tuttavia, fin dall'inizio, nei materiali d'uso che lo consentivano, quindi per esempio sulle tessere di alcuni mosaici, oppure sulle dei contratti di vendita ritrovati del terzo secolo di cui vi accennavo prima, e poi già nei primissimi manoscritti come quello del 411 che più tardi vi mostrerò, si cominciano a trovare delle varianti corsive dovute alla destinazione, dovute al materiale, e che poi quando si svilupperà una scrittura corsiva a sé stante, il testo, eccolo qui, e che è quello che ancora oggi si stampa di più, certo, per stampare testi siriaci, probabilmente, si ritroverà, sarai estremamente simile. I primi manoscritti in certo sono dell'VIII secolo, esclusivamente in certo sono dell'VIII secolo, alla variante corsiva che si trova già nel terzo o nel IV secolo, in quei documenti d'uso, a destinazioni d'uso non letterarie. Poi, dal VII secolo, si comincia a trovare anche questa variante, che però appunto è caratteristica di manoscritti orientali, che sono appunto stati chiamati nestoriani, poi questa
denominazione di Nestoriano sia per il cristianesimo nestoriano, cosiddetto nestoriano, sia per la scrittura addirittura nestoriana, è stata abolita. Si parla di cristianesimo sì orientale, di scrittura orientale, perché cristiani di quelle denominazioni sostengono moltissimo, perché in effetti, e hanno anche ragione, che sono le loro ragioni, perché in effetti nestoriano è un bollo, ereziologico, più che neutralmente più che una definizione neutrale della loro appartenenza confessionale, diciamo. Ritorniamo alle risorse. Un'altra caratteristica del Ciriaco è la sua diffusione geografica vastissima, come vi anticipavo. Abbiamo attorno al VII secolo l'inizio di un'attività missionaria destinata proprio volontariamente al Tibet e alla Cina da parte dei patriarchi siri orientali, che avevano la loro sede a Seleucia Ctesifonte, e poi a Baghdad a partire dalla fine dell'VIII secolo. Quindi i missionari erano esplicitamente inviati da questi patriarchi per raggiungere quelle terre lontane e stabilire laggiù le diocesi. Quindi entro la metà del VII secolo noi sappiamo che i cristiani siri orientali, per non chiamarli nestoriani, avevano raggiunto il Tibet e la Cina, la Mongolia interiore e poi la capitale dell'impero Tang nel 781, senz'altro, perché è quella la data della stella di Xi'an, di cui adesso vediamo qualche esempio. Abbiamo qui quel particolare che avevo fatto dal fondo della facciata principale della cella, che avevo fatto vedere, e qui abbiamo dei nomi di preti e arcidiaconi della congregazione, insomma della comunità che operava nella capitale Tang, con il loro nome siriaco vero e proprio, per esempio, qua vedete Paulus, qua vedete Shemun, cioè Simone, tanto per fare un esempio, e poi sotto la loro traduzione cinese, che non è solo una traduzione, ma è un'interpretazione finica vera e propria, nel senso che chiaramente, non essendoci un nome per tradurre prete, veniva tradotto con questi nomi, insomma, con questi tentativi di approccio cinico al termine presbitero, al termine diacono, e più che religioso o chierico, insomma, non è che si possa tradurre questi termini, dicono gli specialisti, insomma. In particolare ne abbiamo uno qua in Italia, illustrissimo, che è un monaco della comunità di Bose, che ha prodotto, poi in bibliografia trovate chiaramente anche questo, un libro intero sul cristianesimo siriaco in Cina, quindi consiglio a tutti una lettura estremamente appassionante. La sede di Xi'an poi ve l'ho linkata anche abbondantemente nelle risorse, in immagini. Non si trova niente di particolarmente serio su internet riguardo alla sede, però perlomeno, per esempio, da questa pagina, speriamo si apra, eccola, dell'Università di Birmingham, per esempio, avete quantomeno un'immagine. La stella è conservata ancora a Xi'an, ancora oggi a Xi'an, in un museo, al Taiping Museum. Qui la vedete in loco al museo, man mano l'immagine si apre, un po' lenta la connessione. Questa è la sua intestazione. Quando lo potete vedere, non una croce che si alza da un fiore di loto, che è un motivo tipico di tutto il cristianesimo centroasiatico, iconografico tipico, ce ne sono tantissime, ne sono state ritrovate, a volte anche con l'angelo, lo potete vedere sul mio desktop, con l'angelo che tiene nel mudra buddista delle mani un loto da cui si sfrigge una croce, e qua in particolare è ricca l'iconografia perché la croce sale anche dal suo capo. E l'interpretazione recita diffusione del cristianesimo nella terra di mezzo, nella Zhongguo, nella Cina.
E il testo, poi in cinese sono 1900 caratteri più o meno, un'immagine esistente, purtroppo io non sono riuscito a ritrovarla, comunque narra della diffusione, è una esposizione dogmatica molto, molto condensata e molto sincretista, d'altra parte anche con terminologia taoista e buddista della dottrina cristiana, e con una breve insomma, narrazione della sua diffusione nella Cina, del suo arrivo appunto verso la metà del VII secolo. La sede è datata, 781, è stata eretta il 7 gennaio del 781. Questa è questa pagina di Quelling è relativamente interessante perché adesso si aprirà molto lentamente, si può trovare comunque un calco sovradimensionato insomma della stele. D'altra parte questa non si apre, sarebbe troppo lento. Potete vederlo anche in altri siti. Ecco, per esempio, questo vi dà un'idea forse più precisa, anche se c'è il flash di questo che si è fotografato accanto alla stele del Museo di Xi'an. Potete vedere appunto tutte le colonne, queste fittissime sono le colonne di caratteri cinesi. Questo link ve l'ho dato in particolare perché qui dove vi sto sottolineando si trova una traduzione che non in tutti i siti riguardo alla stele di Xi'an si trova, del testo tibetano della stele, perché oltre che riportare il testo cinese, la stele riporta anche in fondo, sotto questa facciata principale, quei nomi siriaci con traduzione cinese che vi ho fatto vedere. E inoltre sui due lati corti, lungo la profondità, insomma, riporta anche un testo siriaco per l'appunto, questo che è tradotto vero e proprio, discorsivo, questo che è tradotto qui nei giorni del padre di padre, Mar Ananieto, cioè Enanisho. Ma è anche semplicemente signor, come diremmo mister, anche semplicemente nel caso. È chiaro, comunque è un titolo onorifico per, nel caso specifico dei patriarchi, si usa anche semplicemente per monaci, particolarmente santi, certo. Tanto se no alla sua parola specifica che Kadisha oppure Hokio anche. Qui questa non si apre più, quindi lasciamo perdere direttamente. Se mai posso farvi vedere, ecco, da un repertorio di immagini che avevo, forse meglio questo però. Ecco. Questo è il massimo che possiamo ottenere, ma qua forse vedete un pochino più chiaramente. E questo è il calco di Birmingham, tra l'altro. Come è fatta il cinese, come è distribuito sulla stele. Ecco, quantomeno un cenno anche al fatto che la scrittura siriaca, diffondendosi lungo la via della seta, influenzò la scrittura di almeno altre tre lingue. Il turdiano, se voi andate a vedere per curiosità come sono fatte queste scritture, poi adesso non abbiamo il tempo di dare esempi. Il turdiano, che è un idioma medio-iranico, quindi siamo già fuori dall'ambito delle lingue semitiche, che è originario di una valle tra gli erni Uzbekistan e Tagikistan, il turdiano, che poi diviene la lingua franca alla fine del primo millennio lungo la via della seta, ha una scrittura modellata di fatto sul siriaco, con alcuni grafemi identici, e attraverso la mediazione del turdiano la scrittura propria dell'Uiguro, una lingua taica, del Mongolo, un'altra lingua taica, quindi se usciamo anche dal semplice ambito della famiglia linguistica, sono stati influenzati dalla scrittura siriaca, dall'estraneo, nello specifico, chiaramente, cioè dalla variante più quadrata. E, altrimenti, come nel caso di molte iscrizioni trovate nella Mongolia interiore, nella Mongolia interna, voi trovate l'Uiguro scritto in siriaco, in estraneo vero e proprio, non con la sua scrittura modellata su siriaco, ma scritto proprio in siriaco. E questo lo trovate molto spesso, almeno io penso in una cinquantina di iscrizioni in giro per la Cina. Addirittura nel sud-est
asiatico, nel sud-est asiatico, nel sud-est della Cina, in alcuni porti sul Mar Giallo, trovate Uigur scritto in siriaco. Bene, poi vi avevo promesso di farvi vedere il primo manoscritto datato, nel 411, questo è chiaramente in estrangolo, questo contiene opere di Tito di Bofra, un'opera con Sima Lichei, un'opera di Eusebio di Cesarea, alcuni frammenti delle ricognizioni pseudo-fiorentine tradotte in siriaco. Vedete che l'estrangolo è elegante, regolare, è piuttosto appiattito. I segni diacritici sono ancora rari, per fortuna di chi lo deve editare, o di chi lo ha editato già, però si trovano alcuni diacritici fondamentali, come più di così non lo posso espandere, scusate, ma per esempio qui vedete delle resh, hanno il puntino sopra, il puntino di distinzione della resh e della donna, che non si vedeva per esempio in una descrizione come questa. Adesso vi faccio vedere anche bene la resh e la dolat nella tabella dei simboli per farvi capire di cosa sto parlando. Qua vedete una resh senza puntino. Questa è la dolat, la con z, vedete che ha un puntino dentro. Lo stesso segno è la resh, però ha il puntino sopra. In un'iscrizione come questa la resh non c'è, e in tutte le non ha il puntino, e così non c'è la dolat. Anche qui bar, la parola bar, di nuovo la resh senza il puntino sopra. In tutte le scrizioni su pietra, è così. Mentre invece il manoscritto del 411, il suo bel puntino ce l'ha dappertutto. Vedete, questa è una resh e ce l'ha. Queste sono due resh e il puntino c'è. Neanche nei mosaici il puntino si trovava in realtà, ecco qua vi faccio vedere un bel mosaico della fine secondo inizio terzo secolo, uno dei più famosi mosaici siriaci, così detto un mosaico funerario che raffigura tutta una famiglia con il pater familias sovradimensionato chiaramente e sopra Enou, Bar, Simio, Bar, ecco vedete questa è una resh di nuovo senza il puntino. Tutto questo ve lo dico per introdurvi brevissimamente ai diacritici, perché poi se no non abbiamo tempo per le risorse online. Ultimo breve capitolo di illustrazione della lingua sono i diacritici, i segni diacritici, che lo studioso più eminente, potete vedere poi in bibliografia, quello a cui si deve se non altro la monografia principale sui segni diacritici siriaci, Siegel, nel 53 ha proposto di dividere in quattro categorie. Abbiamo innanzitutto il segno del plurale, che è quello più tipico e che si trova anche in iscrizioni monumentali o se non altro nei mosaici. Questo qui, vedete, è un segno, sono due puntini orizzontalmente sopra una parola, adesso ve lo faccio vedere bene anche nella tabella dei simboli, si chiama Seglione o Seliana, secondo di come pronunciate il siriaco. Questa è la parola per libro, ktovo, ottava, e questo è il plurale, ktave, ottove. Mettete due puntini sopra e questo vi fa capire che si tratta di un plurale, il seione. E questo è il più arcaico e il più classico, il più fisso, il più cristallizzato, diciamo, dei segni diacritici siriaci. Poi c'è il segno, il puntino per Dola Teresh, non si trova nei monumenti, ve l'ho fatto vedere fino alla nausea, però si trova poi sempre nei manoscritti, è il più cristallizzato e quindi pur essendo un puntino come tanti altri segni diacritici, non si può trattare a parte, Siegel l'ha proposto come categoria di diacritico a parte perché è totalmente cristallizzato, non è mobile, non ha un uso mobile. Gli altri diacritici invece che sono la croce appunto dei siriacisti, sono molto più mobili e molto più diversificati. Sono sempre un sistema di puntini e di tratti, a volte pausali, semplicemente per segnare le articolazioni sintattiche del periodo, potete trovare un punto fermo, potete trovare due punti, proprio come abbiamo i due punti noi, potete trovare un punto fermo e un punto sotto l'ultima consonante della parola, un punto fermo e un punto sopra l'ultima consonante, un punto in alto, ce n'è diversi. Per segnare le pause.
Poi ci sono i diacritici invece, questi sono i più importanti, diciamo, ed è la funzione con cui i diacritici e i filiesi sono proprio menzionati, per distinguere gli omografi, perché chiaramente una scrittura consonantica come il siriaco è, finché non si sviluppa un sistema di vocalizzazione, voi avete una enorme quantità di omografi. Per esempio, tutti i particip, tutti gli infiniti della forma intensiva e della forma causativa sono tutti uguali nella scrittura puramente consonantica. Oppure il passivo neutro, diciamo, il passivo nella voce positiva e il passivo dell'intensivo sono anche quelli interamente uguali, per cui non ci si raccapezza se non si conosce perfettamente la lingua, o anche per chi la conosce perfettamente se non si usa un sistema di diacritici. Quindi si cominciò a mettere puntini sopra, sotto, l'assenza di punto, tutte queste diversificazioni portavano a distinguere gli omografi, insomma, a volte non solo i verbi ma anche certi sostantivi avevano scritture uguali. Siga propone di serializzare fino al 600 più o meno dopo Cristo questa comparsa e articolazione di un sistema di diversificazione degli omografi. Dopodiché, fino al XII secolo, addirittura c'è una diversificazione non solo di questi interna di questo sistema, ma del sistema orientale e del sistema occidentale, cioè del sistema utilizzato da chi produceva libri nella concezione, chiamiamola nestoriana, e da chi produceva libri nella concezione, chiamiamola monofisica, ma anche questo è un termine che viene oggi considerato estremamente offensivo. Miefisica sarebbe quantomeno più scientifico. I metodisti cominciarono a sviluppare un sistema di vocalizzazione greca, cioè utilizzarono le consonanti greche, le vocali, scusate, greche. Eccole qua, le vedete sopra una testa, messa come esempio, A, E, I, O e U. In realtà questa è una Y con un puntino, molto piccola purtroppo, scusate, questa è scritta sopra o sotto. In realtà un grande erudito siriaco del VII secolo, Giacomo De Desta, un poligrafo eruditissimo, che aveva scritto tra le altre cose anche una grammatica, aveva proposto addirittura di dare alle vocali un corpo grafico equivalente a quello delle consonanti. Quindi aveva proposto di scrivere le vocali siriache come in greco, di scriverle tra le varie consonanti. Non si sa perché questa sua proposta non ha avuto alcun successo, è rimasta soltanto nei manoscritti che riportano la sua grammatica e nessun'altra opera, mentre invece però si vede che vedeva nella direzione giusta, perché comunque le vocali greche poi i siri occidentali le utilizzarono, e a tutt'oggi questo delle vocali greche, quando si vocalizza, nel caso in cui si vocalizzi si santi vocalizzato un testo siriaco, è il sistema più usato. I siri orientali invece, a partire dal fatto che appunto i puntini, un sistema di puntini già nei secoli precedenti al settimo, abbiamo detto tra il settimo e il tredicesimo, tra il settimo e il dodicesimo c'è questa diversificazione dei sistemi siri occidentale e siri orientale, a partire dal fatto che i puntini già servivano a distinguere le parole tra di loro, cominciamo a usare i puntini, a specializzare i punti come in una funzione vocalica, ed ecco le vocali callaiche, per l'appunto cosiddette, un sistema utilizzato in ambito filo orientale, alcuni dicono dall'VIII secolo, però di preciso in realtà non si sa. Lo vedete, si può vocalizzare il A, quindi una A breve con un puntino sotto, un puntino sotto, oppure due puntini sotto una A lunga, due puntini sopra leggermente inclinati, una E breve, due puntini sotto, e così via. Anche questo è un sistema che qualche volta viene utilizzato nelle stanze, anche oggi, ma senz'altro meno di quello delle vocali greche, qualora poi il testo si vocalizzi, perché comunque principalmente i testi vengono ancora stampati non vocalizzati. Il sistema delle vocali greche, comunque, anche se io l'ho esemplificato su una consonante in estrangelo, di solito lo si utilizza con delle consonanti, le consonanti nel sistema del certo. Questo.
Bene, poi comunque i granatici come cominciarono attorno all'undicesimo secolo a codificare questa situazione, come già esistente, quindi da questo si dedusse che dovesse esistere questa situazione di vocalizzazioni differenziate già un po' prima. Anche se comunque i manoscritti cominciano a riportare vocalizzazioni solo dall'undicesimo secolo, non da prima. Bene. Presentata un po' la scrittura nelle sue caratteristiche salienti, adesso nel tempo che ci rimane vediamo un po' come è articolata la sezione delle risorse, un po' nelle già viste. Nei siti di interesse generale vi ho dato anzitutto Ugoie, questa è la madre di tutte le riviste online sul Siriaco perché riunisce soprattutto per due motivi. Perché è interamente a disposizione gratuita dell'utente, voi potete leggere per tissue per esempio tutto quello che c'è, tutto il contenuto. Di solito la rivista si articola appunto in una introduzione generale, una sezione monografica di papers e poi una di solito nutritissima sezione di recensioni e appunto tutto è leggibile in forma di file PDF, generalmente abbiamo copiato un articolo. Tanto per farvi un esempio, un articolo qualsiasi, lo potete leggere tutto, non c'è proprio nessuna limitazione per il momento sull'uso di Ugoie. Ma soprattutto poi Ugoie ha un gruppo, per esempio semplicemente sugli EU Groups, che i siriacisti usano come principale fonte di scambio scientifico, insomma, per cui la comunità dei siriacisti internazionale, che tutto sommato oggi comincia ad essere parecchia nutrita, usa soprattutto Ugoie, oltre alla comunicazione personale, insomma, la lingua e il gruppo di discussione online di Ugoie come strumento di comunicazione e di aggiornamento collettivo. Quindi Ugoie è fondamentale. Poi, questo sito è fatto da una linguista di Pisa, è un blog, ovviamente, che ironicamente è intitolato non solo Gorgia, perché Gorgia Press è una casa editrice orientalistica che sta pubblicando un'enorme quantità di materiale siriacistico ogni anno sempre di più, un catalogo immenso, ma non solo Gorgia, nel senso che comunque si può vedere anche sul web una grande quantità di altro materiale. Fondamentalmente questo blog che lei aggiorna costantemente dall'inizio del 2009 fornisce link, di cui mi sono nutrito molto anch'io, lo confesso, ad aggiornamenti, novità che compaiono in rete, materiali che si possono trovare, cose che poi comunque ho linkato anch'io nelle risorse. Poi un altro sito interessante, anche questo più che altro vi collega a molte altre cose che comunque sono linkate anche da me nelle risorse, è questo Serious Tools and Resources. In questo sito più generale Digital Studies and Technological Tools, da cui potete andare a prendere font. Ecco, per esempio, potete partire da Ugoie anche, oppure potete partire da qui per andare su Medmarbuto, che è il sito più importante che esiste in rete per scaricare dei font completamente gratis, di tutte le varianti grafiche, strade, lo sterzo orientale e di tutti gli stili in cui le tre varianti grafiche si sono mai scritti. Quindi è una ricchissima fornitura di font che potete almeno ai tempi in cui vi credete caricati erano gratuiti, penso che non ancora, perché dal link che vi ho messo io non so come mai non si riesce ad arrivarci, invece sempre non fatto. Quindi voi che siete qui potete sapere che se vi interessano i font di Siriaco di Betmarduto potete arrivarci da altri siti che vi ho linkato comunque da voi o da questo di tipo tu. E poi in questo di tipo tu comunque trovate oltre alcune istruzioni vedete per scrivere il siriaco della tastiera una volta che avete scaricato i font, Typing Siriac, poi vi rimanda a una quantità di altri documenti che comunque poi vi ho messo anch'io nelle risorse. Questo Ducana, invece in documenti online, non sapevo bene dove metterlo, poteva andare anche in siti di interesse generale, è un altro
strumento interessantissimo, veramente interessantissimo, perché ha il cosiddetto fiscista tool. Purtroppo tutto quello che si trova strumenti sulla fiscista, cioè sulla Bibbia siriaca, in rete, è di solito limitato al Nuovo Testamento. Non ho trovato, purché nel CAL, che vi farò vedere che cos'è, non si riesce a lavorare sulla fiscista dell'Antico Testamento molto. Però comunque, se voi volete fare delle ricerche incrociate sulla fiscista, avete per esempio Show Verses from Matthew 1, dimostra il primo verso di Matteo, il primo versetto di Matteo in siriaco, con, se volete, segni vocalici, per esempio, occidentali, orientali, li potete anche scegliere, una traslitterazione, potete scegliere il tipo di font in cui ve lo farà comparire, fa una serie di traduzioni per che fa per esempio la King James Version, se suoniamola, la Vulgata Latina, il Nuovo Testamento Greco secondo Ernest Haaland, e poi la fate partire, Show me the verses. Eccolo qua, vi dà appunto Matteo 1.1, ecco la King James, ecco la Vulgata, ecco il greco, anche se mancano gli accenti, e poi vi dà tutta una serie di codici della fiscista su cui guardare il siriaco. Questo è un po' difficoltoso, ma ce ne sono di più chiari. Ecco, questo per esempio c'è scritto proprio. Vedete, il primo versetto è quello che vedete iniziato in rosso. Così poi voi potete fare il vostro lavoro comparato col greco, il latino e il... Ecco, ve ne dà un altro addirittura che si interlineare con l'inglese. Insomma. E questo, comunque, avendo selezionato un numero minimo di facility, ne potete aggiungere anche altre, come avete visto, le vocalizzazione. Saint Smith, questo non è il maggiore, è il Compendius. Saint Smith è il maggiore dizionario del siriaco, tutto oggi esistente, in due volumi, è dell'Ottocento. Si sta lavorando adesso a creare un nuovo dizionario sulla base delle nuove fonti stampate ed edite. Comunque ancora oggi un lavoro di riferimento in latino, di cui poi la figlia di questo signor Saint Smith ha tratto un utilissimo comunque dizionario Compendium Sacred Dictionary, questo che vedete qui, che è particolarmente utile quando si è troppo stanchi per cercare le radici, perché di solito la ricerca su Saint Smith e su altri dizionari importanti del periodo si fa per radici, consonantiche, i litteri, il compendio di Smith invece vi dà la parola che state cercando direttamente in ordine alfabetico, quindi è una, però comunque pescando nei materiali del dizionario del padre, peraltro è in inglese. La bellezza di questo sito Dulcana è che vi permette di fare una ricerca sul compendio Dictionary digitalizzato e ricercabile, quindi se voi mettete secondo la tabella di traslitterazioni che viene data qui, per esempio la parola Malta, che è re, lui la cerca nella versione digitalizzata del compendio Sacred Dictionary, quindi questo è particolarmente utile per chi non ce l'ha per sotto mano immediatamente. Quello fa anche su Costal, che è un altro utile dizionario di consultazione, più che altro, più che strettamente scientifico, e tra l'altro trilingue, francese, inglese e arabo, ci facciamo sempre marca. Eccolo qui. Però, siccome poi chiaramente questo Costal è un dizionario per radici, quindi vi dà la radice di marca, l'ask, consigli, risorse, su canto le risorse, e poi la versione araba che non so pronunciare, e poi nella pagina seguente, next page, vedete, troverete anche
il mantra vero e proprio, il medico che è il consiglio, e poi Malkuto che è il regno, che beh, non solo il definito, però è scappato il regno. O forse era la pagina precedente, me lo sono perso, ma comunque intanto quello che mi interessava era farvi vedere come funzionava questo, soprattutto per quanto riguarda appunto il fascista pulsa e la ricerca sulla fascista e l'utilizzo dei dizionari. Poi lo stesso principio, in ogni caso, se lo volete leggere più che ricercare su Dukrana, lo potevate fare ricerche, c'è anche su questo link che vi ho dato, è interamente riportato il compendio di Serial Dictionary, non quello del padre, quello della figlia. Poi avete questi due siti, Gallica e Archive, che sono contenitori molto generici, in cui però si trova un'enorme quantità di testi siriaci, tra cui tra l'altro il dizionario di Penitini padre, potete stamparlo interamente. Come prima cosa, se mettete Penn Smith nel motore di ricerca di Arcaio, vi dà il dizionario della figlia, però poi probabilmente se mettete una una parola di ricerca più precisa di quello che ho messo io, perché adesso non lo trovo, lo trovate perché io l'ho scaricato da Tim, il dizionario di Penn Smith padre, tanto per dirvi che cosa è una cosa che si può trovare qui. Lo stesso su Gallica, su cui trovate soprattutto, contenitore anche questo generico, su cui potete trovare che è fornito dalla Biblioteca Fox, potete trovare soprattutto il giornale Asiatic, la patologia orientale, che è una delle collane più importanti su cui sono state pubblicate edizioni critiche di testi siriaci, e la patologia siriaca, e anche la revista di Orient Chrétien, che soprattutto all'inizio del secolo ha ospitato importantissimi articoli di siriacisti, le cui biografie peraltro lo trovate per esempio soprattutto tra Fanou, le trovate tra le persone, poi sulle persone non vi do grandi illustrazioni, ma comunque ho inserito alcuni siriacisti del passato e di oggi, tra cui anche un professore di Pisa, vedete, Giorgio Borbone, che ha studiato molto la fortuna del siriaco in Asia centrale, però non mi soffermo chiaramente molto su questo perché potete vederlo. Ecco, quindi Arcaio e Gallica come contenitori generici, bisogna sapere più che altro cosa andare a cercare, chiaramente, essendo così, così generici, non specificamente dedicati al siriaco. Tuttavia, il materiale è enorme, perché quasi tutto quello che non è sotto più sotto copyright nella letteratura siriaca è contenuto in Arcaio o in Gallica. Il Comprehensive Aramaic Lexicon non è il migliore strumento per il siriaco, però permette comunque su una certa quantità di testi della letteratura siriaca più di primi secoli, insomma, fino al quarto, di fare un certo numero di ricerche. Si può fare una ricerca bibliografica, per esempio, sulle risorse bibliografiche, di quanto è stato prodotto di letteratura critica sul siriaco. Si può cercare dei lemmi, sempre ovviamente tenendo conto di queste tabelle di traslitterazione, parentesi Alex, prodotti Avao, eccetera, di Fest, di Gimel, eccetera, perché c'è un dizionario comunque interno al CAL, per esempio mettiamo il solito, questo va per radici, MK. Si dà per sodere, siriaco, promettere, siriaco, segnare, per esempio in giudaico babilonese. Il CAL è semplicemente un dizionario generico dell'aramaico,
di tutti gli alleteramenti, tra cui anche il ciriaco, che quindi contiene un enorme repertorio di fonti aramaiche, su cui si possono fare queste operazioni: ricerca di dizionario, ricerca di concordanze semplici per il singolo testo oppure incrociate per più testi, e poi ricerca bibliografica oppure browse test, cioè leggere i testi veri e propri nella loro interezza. Non è un thesaurus però, quindi non si può fare la ricerca di un termine e vedere dove si trova trasversalmente i testi. Text browse, per esempio, vi dà, vedete, antico aramaico, aramaico imperiale, aramaico biblico, aramaico middle, aramaico palestinese, medio aramaico, insomma, siriaco. Se viene di richiesta di siriaco, lui mi dà tutte le fonti siriache che sono contenute nel, nel caso. Quindi, per esempio, Old Syria, cioè la versione addirittura precedente alla Peshitta, perché esiste anche una versione precedente alla Peshitta, di Matteo, Old Syria Marco, Old Syria Luca, Old Syria Giovanni. Poi vari testi anche di iscrizioni, per esempio Addai, la dottrina di Addai, oppure lettere d'archivio, come vedete qui, per esempio 60-551. Antiche iscrizioni siriache, quindi potete fare una ricerca su antiche iscrizioni, e poi P, che vuol dire Peshitta, Genesi, Esodo. Quando vi dicevo appunto sul caso potete fare un po' di lavoro sull'Antico Testamento, adesso ho finito, c'è tutto l'Antico Testamento della Peshitta, e poi ovviamente la Peshitta anche del Nuovo Testamento, fino alla fine, fino all'Apocalisse. Poi cominciate ad avere testi più avanti, per esempio testi apocrifi, come per esempio un Apocalisse di Baruch, la vedete qui, 62.061. Vedete che avete anche alcuni padri siriaci, come Filoxeno, 63.550, oppure le dimostrazioni di Efrate, 63.450. Ne apriamo una qualsiasi, per esempio la prima. Ecco, vedete che ve la dà a frammentini, in estrangolo, anche con, la, con i suoi diacritici, i suoi puntini, se li vedete, in modo che possiate appunto fare ricerche puntuali. Soltanto che appunto il problema del Calla è che non si può fare una ricerca del tipo thesaurus, non come sul thesaurus greco. Ancora questa possibilità con i testi siriaci non c'è. C'è un'università mormona americana, la Brigham Young University, che sta cercando di digitalizzare tutti i testi siriaci per, al momento disponibili per una ricerca di, del tipo thesaurus greco. Questo per quanto riguarda il CAC, che comunque appunto, ripeto, per il siriaco non è uno strumento utilissimo. Cos'altro posso farvi vedere ancora? Ho elencato un po' di istituzioni, chiaramente, ecco, una degna di essere, le ultime due forse cose degne di essere viste sono questa, la Hill Manuscript Museum and Manuscript Library, è una biblioteca del Minnesota, dove lavora un padre, mi pare, benedettino, o domenicano, sapete che non mi ricordo, comunque Columba Stewart, che sta digitalizzando tutti i manoscritti delle biblioteche orientali siriache, ma non soltanto siriache, anche georgiane, armene, per garantirsi che prima di un eventuale fondamento del patrimonio librario di quelle terre, a causa delle guerre soprattutto, chiaramente, e soprattutto di quelle iracheno, questi testi si possono comunque conservare. Quindi in questa Hill Museum and Manuscript Library si fa questo lavoro al momento, si digitalizzano migliaia di manoscritti per garantire la conservazione. C'è una certa polemica anche attorno al lavoro, al tipo di lavoro che stanno facendo questi della Hill Library, perché insomma si trova un po' brutale, un po' troppo all'americano il metodo, il loro metodo di lavoro, nel senso che loro vanno, digitalizzano e scappano. Mentre invece secondo chi polemizza contro di loro, l'idea sarebbe insegnare a chi
a chi sta lì, a chi poi resta lì, insomma, a curare il proprio patrimonio librario, quindi saperne, conoscere bene i materiali, le loro qualità chimiche, addirittura gli inchiostri, le ligature, però a volte sì, cioè, insomma, non, questi libri, molti dei manoscritti iracheni non si sa più dove siano, insomma, si leggono soltanto in microfilm o alcuni sono persi per sempre e basta, per cui magari risponderanno fra 20 anni, non si sa, sono in case private, continuano a spostarsi da una città all'altra a seconda degli attentati, a seconda delle vicende della giornata, quindi insomma, in un tempo come questo io non penso che bisogna specializzare troppo sulla... intanto questo lavoro lo stanno facendo, quantomeno. Quindi non è che i testi digitalizzati si trovino sul sito della Hill Library, molti altri sono coperti dal segreto, però perlomeno si trova tutto il repertorio di quello che stanno facendo. Quello... Questa bellissima pagina, invece, i Brown Manuscript, sono 37-38, non mi ricordo, comunque in quest'ordine, manoscritti conservati dalla Brown University che erano stati digitalizzati alla fine degli anni 80 alla biblioteca della chiesa di San Marco, che è la chiesa siriaca di Gerusalemme, filo ortodosso, filo occidentale, sono visita insomma, e sono 38 manoscritti, 37 adesso non mi ricordo, 38 ecco, digitalizzati a quei tempi e disponibili interamente in rete. Con voi potete leggere, download here, vedete, il manoscritto tale quale come è stato digitalizzato, di una serie di testi anche rilevanti, non penso che adesso la velocità di scaricamento ci consentirà di vedere nulla, ma comunque vedete che compare la targhetta della biblioteca e forse compare magari anche la prima pagina del manoscritto. Comunque intanto devo vedere qualcos'altro. Ultima cosa. Sulle immagini poi vi ho messo appunto il sarcofago della regina Saddam, quella sezione Ciro Palmireno di cui parlavo all'inizio, un sito spagnolo sull'alfabeto che parla un po' dell'alfabeto palmireno, quell'iscrizione del nord Iraq di Hatra, di quel professore di Heidelberg, e poi alcuni siti per andare a vedere ma li abbiamo visti tutti, insomma, la iscrizione di Shia. Altri testi ancora si trovano dall'Università di Göttingen, trovate grammatiche, soprattutto quella di Gisele, la Kurzgesagt Lehrschrift am Masik, questa in particolare è un testo di importantissimo riferimento per lo studio della grammatica siriaca, e poi i dizionari. Eccolo qua, il famoso lessico siriaco, questo è Ben Smith grande. No, questo è il problema, non è questo, è un altro siriaco ancora, il tesauro siriaco, eccolo qui, siamo in archive, appunto, ci siamo arrivati dall'Università di Göttingen, se vedete che se non vado al sito da un altro, il tesauro siriaco, ovvero quell'opera di riferimento latina che vi dicevo di Ben Smith padre, su archive, qua vi manda direttamente al punto da cui la potete scaricare, quindi partite eventualmente dall'Università di Göttingen, se vi interessa. Se avete ultimissima cosa, se avete un Mac, potete scaricare i font apposta per il Mac invece da qui, Phenotype Technologies, ma è padronizzato purtroppo, è anche salato come vedete. Sono amari ancora per i momenti denti perché è il Mac per scrivere su PC, non è facile, bisogna comprarne. Poi invece vedete che comincia a comparire il manoscritto che vi volevo far vedere. Eccolo qua. Il manoscritto digitalizzato della Brown University, eccolo qui. Questo è un manoscritto in sesto, per esempio. Uno stile particolare di scrittura del sesto, una scrittura corsiva. Così avete visto anche come faccio. Più chiaramente del primo, del 411, un manoscritto siriaco abbastanza tipico. Bene, mi pare che non ci rimanga molto, no? Le principali cose delle risorse online le ho mostrate,
Grazie.